E ad un certo punto la folla diceva Massimo, Massimo, Massimo. E quel Massimo era Massimo Ambrosini. Ciao. Ciao a te, tutto a posto? Dopo aver giocato con il sole allo zenith di questa mattina, ti sei pentito? Lo rifaresti? Assolutamente sì, ne vale la pena. Anche però ci diverte. Faticoso, ma... divertente. Poi se impari a giocare diventa ancora meglio. Io sono un po' indietro rispetto a Bobo, ma col tempo migliorerò. Ti era mai capitato di cimentarti con la sabbia? Sì, sì, io sono di Pesaro, ho vissuto nella sabbia, però io più forte a beach volley. Footvolley migliorerò. Il volley c'era, noi ce l'abbiamo, footvolley lo vedremo, quindi sicuramente nella seconda edizione. Massimo, adesso hai fatto un salto, hai un'altra prospettiva, no? Ed è, sei passato a commentare, quindi per chi segue questo video e non ha avuto ancora la fortuna di starci, come commenteresti i due protagonisti che sono gli due spalti, il pubblico della Bobo Summer Cup? Non bisogna dimenticarsi che la gente che viene qui paga dei biglietti e vanno in beneficenza, quindi è molto bello l'entusiasmo. Bobo è stato eccezionale, riesce a coinvolgere le persone rispondono. L'evento è il primo, mi sembra sia una figata, insomma. Poi anche giocare, ti ripeto, divertente, la gente si diverte, bravo. Vediamo il campionato che si prepara e vediamo fisicamente la preparazione, le corse, la parte atletica. Tu invece, che nel campionato commenterai come ti vediamo sempre fare, come ti stai preparando? Leggo i giornali, guardo le partite e mi aggiorno. Il nostro lavoro è un lavoro talmente bello che lavorare per noi vuol dire semplicemente leggere i giornali, fare quello che facevamo. Ora il calcio va seguito, perché il calcio si aggiorna sempre, quindi più uno ha la voglia anche di aggiornarsi sui nuovi metodi, meglio è. E qui di calcio ce n'è tanto. Grazie a Massimo. Ciao, ciao a tutti.